Scusatemi. Vabbè, intanto vado con le presentazioni perché mi sembra doveroso. Io sono Flavia Frisone, vabbè, questo si legge agevolmente su tutto quanto è stato stampato finora, e faccio una specie di ircocervo fra l'archeologo e lo storico. Nel senso che sono una storica greca, che sono un'archeologa e che in genere mi occupo di cose per cui la documentazione è archeologica, quindi anche se non vado a scavare in genere, ma mi occupo per esempio molto di più di iscrizioni, non vado a scavare più da molto tempo, diciamo posso essere annoverata nella categoria. Insegno all'Università del Salento e per moltissimi anni, fin dall'inizio, diciamo, della mia carriera, ho insegnato geografia storica del mondo antico. Il motivo per cui sono qui, adesso non la insegno più, nel senso che le trasformazioni del mondo universitario ci stanno facendo diventare tutti quanti piuttosto schizofrenici, quindi non so che cosa diventerò, forse un fisico teorico tra qualche tempo. Per l'intanto sono una storica greca, e mi occupo, diciamo, del mondo della società, della storia sociale, del mondo delle idee e della loro comunicazione, nel mondo greco, in particolare in generale, nel mondo antico. Il motivo per cui ho pensato che fosse interessante essere qui oggi per voi, che io fossi qui oggi per voi, almeno visto dal mio punto di vista, poi ho cercato di capire che cosa era questo progetto, in che cosa potevo contribuire. L'idea che mi sono fatta era quella non soltanto di darvi dei dati informativi, cioè farvi vedere, sono 74 diapositive, ho detto tutto, cioè un sacco di materiale che viene dal mondo antico, che copre un arco di tempo spaventoso, perché le prime immagini che vi farò vedere sono riproduzioni di petroglifi, cioè di diciamo graffiti su rocce che di età preistorica del 5000 a.C., ci sono i documenti del 6800 a.C., gli ultimi invece appartengono a quell'orizzonte in cui il Medioevo si è già concluso e inizia l'età rinascimentale, con le prime carte riprodotte dai documenti di Tolomeo. Quindi è un arco spaventoso nel corso del quale si è svolta intanto una parabola straordinaria, che è quella della nascita, apice e declino del pensiero geografico antico, che è una cosa totalmente diversa da quella che noi abbiamo dovuto riscoprire. E poi, a partire da questo, diciamo, vedere la diversità di linguaggi che parlavano e i modi in cui questi linguaggi venivano parlati. Diciamo, l'impostazione è innanzitutto, diciamo, abbastanza teorica, però io vi prego di intervenire, di farmi delle domande, perché come tutti i malati di accademia, quello che io do per scontato, perché immagino che voi sappiate, è una cosa che non ha nessun contatto con quello che invece voi potreste o dovreste sapere. Quindi fermatemi, chiedetemi e parliamo mentre vi spiego. Allora, intanto vi dico il senso del titolo, perché in effetti è un percorso che ha selezionato, nonostante le 74 diapositive, ha selezionato un sacco di cose, di argomenti, ed è puntato ovviamente sulla cartografia, che è quello che interessa a voi, ma che non è esattamente una delle cose più frequentate nel mondo antico. Infatti, una cosa che devo dirvi è che noi abbiamo pochissimi originali di carte antiche. Abbiamo, fate conto, 1100, poco più, originali di carte che vanno dal VIII secolo d.C. fino all'età rinascimentale, ma di carte antiche, veramente antiche, si contano sulle punte di una mano.
Ed è il motivo per cui fece a suo tempo, qualche anno fa, tanto scalpore il ritrovamento di quella immagine che ho mandato su Twitter, che è un'ostra con un cosettino tanto, un frammentino di ceramica in cui era stata da ignoti rappresentata un'immagine del capo Iapigio, del capo di Leuco, era proprio la mappa del capo, con toponimi che corrispondevano ai centri messapici e con delle risoluzioni di tipo cartografico che lasciarono sbalorditi perché quel coccio non poteva essere più recente dei primi decenni del IV secolo a.C., quindi fate conto, dal 400 al 400, al 375 a.C., quindi lasciò sbalorditi e si rivelò, diciamo, qualcosa di complesso come poi vedremo. Perciò, l'archeologia delle mappe è poca, ma le mappe nell'archeologia sono poche, ma l'archeologia delle mappe si riesce a fare in maniera complessa e ha una straordinaria presa, fra l'altro, sulla nostra modalità di comunicare, di scambiare informazioni, ma forse perché la geografia antica e anche la geografia che diciamo, un archeologo non considera antica, ma in generale viene classificata come tale, cioè quella medievale, ha veramente poco a che fare con la nostra idea della geografia, quella geodetica, quella che quando chiudiamo gli occhi ci fa vedere gli Atlanti che abbiamo studiato a scuola, quella che quando apriamo i telefonini col tonton ci fa vedere le carte. Niente di tutto questo è veramente raccontare il mondo, un mondo, il mondo come dovrebbe essere, il mondo come è stato, il mondo come potrebbe essere, tutto questo alternativamente. Ed è per questo che, ad esempio, dell'archeologia delle mappe fa parte tutto quel repertorio fantastico di mappe inventate, di luoghi dell'utopia, cioè di luoghi che non c'erano, che non esistevano, ma che venivano descritti esattamente come se esistessero, esattamente come se fossero a pochi giorni di cammino dal posto in cui lo scrittore, l'autore antico componeva. C'è stata molti anni fa una bellissima mostra nella Roma di Renato Nicolini, Dio l'abbia in gloria, da questa mostra è venuto fuori un bellissimo catalogo che parlava appunto della geografia immaginaria e delle carte immaginarie, con contributi di Italo Calvino, di Omar Calabrese. È difficilissimo trovarlo, ma vi invito a cercarlo perché è veramente istruttivo dal punto di vista delle connessioni che riesce a dare fra questa moda, questo modo di raccontare i luoghi dell'antico e il nostro essere sempre perennemente metatestuali oggi. Si chiama, adesso lo faccio vedere, che ne ho portato una copia. Fotocopiata, diciamo, perché l'originale è molto raro, quindi ne ho una serie di copie de poche. Se volete poi farlo girare, è una lettura interessante. Allora, cominciamo la parte però di contenuto e cominciamo con i nomi. I nomi sono molto importanti da questo punto di vista perché intanto ci misurano la distanza. Voi mappate, mapperò si chiama il progetto e mappa è quello che pensate. In realtà, se non per l'ultimo livello, che è quello delle mappe mundi, che sono
le mappe medievali, che non sono neanche mappe, sono proprio un'altra cosa, rappresentazioni del mondo. Nessuna carta antica si chiamava mappa. E c'è una ragione. Il primo nome che ha una carta del mondo, sia che la consideriamo, come tra poco vedremo, un modello teorico dell'universo, sia una immagine del mondo abitato, è sempre chiamata Pinax, che è una tavola. Ed è un fatto rilevante. Pensate, le nostre fonti ci dicono che si trattava di oggetti di bronzo, potevano essere anche più maneggevoli, per esempio, non soltanto come era ad Atene, per esempio, nel V secolo, dove doveva essere stata fatta una grande carta del mondo che gli ateniesi potevano vedere, ma non usavano sicuramente, perché c'è una commedia di Aristofane in cui viene rappresentato un cittadino ateniese che va alla scuola di Socrate, dove non capisce assolutamente nulla di quello che stanno facendo, e una delle cose che stanno facendo gli allievi del filosofo è geografein, cioè disegnare la terra. E lui li guarda e dice: ma scusatemi, ma che cos'è questo disegnare la terra? Gli fanno vedere questa carta e lui nella carta dice: vabbè, ma dove sono i miei vicini? Il livello delle informazioni che potevano interessare a un uomo che sarebbe nato, vissuto e cresciuto per tutto il tempo della sua vita, probabilmente in un giro d'orizzonte fatto di non più di 150 km, non stava nel Pinakes, che erano appunto oggetti monumentali che dicevano la potenza, che dicevano la scienza, e non a caso furono inventati in quel posto straordinario del mondo greco, che è la costa del Mediterraneo, che dà sull'Asia Minore, sull'Anatolia, a Mileto in particolare, dove per una breve ma importante stagione, che va dalla metà del VII secolo a.C. alla metà o alla fine del VI secolo a.C., ci fu veramente una onda di razionalismo che fece crescere in termini incredibili la scienza, la cultura. È il posto in cui nacquero i primi scienziati della natura, i primi che dissero che il mondo andava studiato nella sua realtà. Ecco, in quel posto si inventò l'immagine del mondo, e a inventarla fu Anassimandro, un filosofo, adesso lo si studia in filosofia. Uno che veniva ricordato dai successori che fecero filosofia come un uomo che aveva osato disegnare il mondo, perché disegnare il mondo non era un fatto neutro, non era un fatto funzionale, era mettere agli uomini lo sguardo di Dio, mettere agli uomini lo sguardo con cui gli dèi dall'alto vedono il mondo. Quindi questa sfida alla razionalità umana, come vedete, non aveva una funzione pratica e non si serviva di carte, si serviva di, appunto, dicevo prima, tavole di bronzo, che potevano anche avere un aspetto più maneggevole, perché il bronzo lo si laminava e si disegnava, quindi poteva anche essere montato su supporti di pelle, arrotolato e portato in giro. Ad esempio, successe che quando nel 500 a.C. scoppiò una grande rivolta degli Ioni contro l'immenso, immenso quanto nessuno poteva sapere a quel tempo, impero dei Persiani, e i rivoltosi, che abitavano quattro città sulla costa del Mediterraneo e si stavano battendo con un gigante che arrivava fino all'India, e andarono a cercare aiuto in Grecia, e per cercare aiuto si portarono dappresso, ce lo racconta Erodoto, questa carta per far vedere a Sparta, che era la potenza militare del tempo, ad Atene successivamente, quando Sparta li presero a calci nel sedere, quali erano le genti contro cui andavano a combattere.
Ed era proprio un'immagine soltanto, una sorta di quadro, tanto che, come ci racconta Erodoto, chi la mostrava doveva spiegare: questi sono i cilici, questi sono i persiani, questi sono questi altri popoli. Era un mondo che si chiariva soltanto con la parola, con la diegesis, direbbero dire, cioè la spiegazione complessiva che era un soggetto esterno alla carta a dare. Quindi la prima mappa è una tavola, di fatto, e tavola, Pinax, si continuerà a chiamare per tutto il tempo. Ne verranno fatte diverse, e a partire da questa prima che vi ho detto e che poi vi mostrerò, il principio era che non si inventavano nuove carte, ma tutto il progresso della cartografia antica, almeno fino a Tolomeo, quindi fino al secondo secolo d.C., sarà sempre una diortosi, cioè una correzione. Ciascuna generazione aggiungeva un pezzo, aggiungeva un elemento che non era necessariamente di conoscenza in più, ma anche un elemento per leggerla meglio questa carta. Allora, la prima generazione successiva a quella che la inventò, Ecateo rispetto ad Anassimandro, aggiunse un libro che spiegava, cioè quella spiegazione che all'inizio altri potevano dare soltanto oralmente. Poi qualcuno spiegò che forse bisognava dargli una forma differente, poi rispetto a questa forma si imparò a cercare dei punti di riferimento, un asse meridiano, diafragma lo chiamavano i greci, che facesse capire questo stava a nord, questo stava a sud. Lo dico in termini moderni perché l'orientamento di queste carte non era mai questo. Insomma, la tavola a poco diventa periegesis o periodos, tesches della terra, che è un termine anche questo estremamente interessante, perché le due parole sono caratterizzate da questa prima parte, che è peri, che significa tutto intorno, e questo è l'elemento fondamentale che ci fa capire che queste erano delle descrizioni itinerarie o dei disegni, periodos è la descrizione disegnata forse, l'immagine circolare, e la periegesis è la spiegazione del circuito. La natura di questi giri della Terra è sempre piuttosto sommaria, sempre piuttosto ideologica, diremmo oggi, non ha una funzione reale, è troppo complessiva. La distinzione fra geografia, cioè questo descrivere la Terra nel suo insieme, e il descrivere dei luoghi specifici, anche in maniera funzionale, in maniera tale che si possa utilizzare l'informazione, avviene dopo, avviene in età ellenistica, ellenistico-romana, tant'è che Tolomeo, Claudio Tolomeo, quello che noi consideriamo il massimo esponente della geografia antica, addirittura distingueva, faceva una gerarchia anche di competenze, perché la geografia era il, che significa disegnare le mappe, geografein. Scrivere, descrivere la Terra, era cosa di scienziati, era cosa di astronomi, era cosa di matematici, nasceva da un approccio assolutamente, rigorosamente scientifico. Mentre invece la corografia, che è disegnare i luoghi, da cora, che significa territorio, disegnare dei luoghi specifici, disegnarli nelle loro caratteristiche concrete, era cosa di pittori. Era cosa di gente che guardava e metteva giù uno schizzo. C'erano proprio competenze totalmente diverse. E Tolomeo, che naturalmente era un geografo, infatti ci ha lasciato Geografia, che è un testo fatto soltanto di coordinate di posizionamento geodetico.
che peraltro non aveva carte perché le carte erano state fatte successivamente a lui, erano la messa in carta delle sue coordinate furono fatte nel IV secolo d.C., poi si persero e quando l'Europa nel 1400 riscoprì questo testo, queste coordinate, incominciò a disegnare da tutte le parti forme strane di questi luoghi che avevano un posizionamento geodetico lì, ma che non avevano un disegno e ne vennero fuori delle cose interessanti che poi vedremo più avanti. Torniamo ai nomi. Tabule, che è il nome latino, corrispondono esattamente a Pinax, con in più il fatto che mentre forse il Pinax poteva avere questo aspetto diciamo un po' più maneggevole, la tabula latina è veramente un monumento. Potevano esistere delle tabule dell'intero Orbis Terrae, dell'intero mondo, potevano esisterne dei catasti locali, ma si trattava di opere che venivano addirittura collocate negli atri monumentali del Foro Romano, come avvenne per esempio con la Tavola di Agrippa. La grande carta del mondo fatta da questo personaggio politico romano che era ai massimi vertici dell'establishment di Roma Augustea, era genero ma anche collega e amico di Augusto, e aveva fatto un'opera talmente grande e celebrata che venne posta nella Porticus Vipsania, un grande monumento del foro di Roma che tutti andarono a visitare, che rimase nella memoria collettiva dei romani fino a molto tardi. Anche questa vedremo come diventò nella memoria e nella continuazione dei secoli successivi. Ma comunque cose di grandi dimensioni, catasti dell'intero patrimonio agrario del municipio, della città, organizzazioni territoriali della provincia, tutto questo trovava un luogo, una collocazione in sedi privilegiate, ma sicuramente con una visibilità eccellente. La maniera di raccontare una geografia più immediata e più utile per i romani c'era e la svolgevano gli itineraria. E ancora una volta, anche qui, itineraria è la stessa cosa che periodos. Periodos è una strada fatta intorno, no? Itinerario è una strada. E la descrizione di queste geografie fatte di percorsi, che era una cosa fondamentale per un enorme organismo come l'Impero Romano, che si teneva insieme per la comunicabilità delle sue parti, cioè la possibilità di tenere in contatto centro e periferia. E quindi questa funzione essenziale veniva praticata, in senso proprio etimologico, cioè era qualcosa che bisognava mettere nelle mani di chi potesse utilizzarla, che fossero soldati, eserciti in armi, che fossero mercanti, era qualcosa che era nella realtà. E infatti gli itinerari erano probabilmente molto più facili da utilizzare, si trattava di elenchi di distanze, e questi si chiamavano itinerari ad notata. Noi li abbiamo, ahimè, soltanto per quella parte di loro che è stata o registrata in successive fonti oppure scritta su supporto che non si perde, quindi marmo, pietra, eccetera. E poi c'è quest'altra versione dell'itinerario che in parte svolge questa funzione molto molto terrena, in parte si perde per le vie del sogno, che sono gli itinerari a picta, cioè questi percorsi colorati, dipinti, che aggiungevano alle distanze date in miglia romane da un luogo all'altro, che era la funzione dell'itinerarium normale, anche un disegno,
un disegno fatto con dei simboli, perché non si trattava di opere letterarie, non si trattava di opere che potessero avere un volumazzo di accompagnamento. E quindi tutto doveva essere detto in quell'immagine, quindi non soltanto il disegno, che poteva non essere fedele, non importava, l'importante è che fosse fedele alla distanza. Importante che fosse fedele l'indicazione relativa al fatto che al 12° miglio della strada Valeria io trovo un cambio cavalli, perché altrimenti questo tipo di informazioni anche lì ci hanno creato un repertorio di dati che non sono soltanto storici e archeologici, ma sono di un fascino incredibile per quanto riguarda l'immagine mentale di questo mondo. Ed è, questo ve la voglio fare vedere subito, senza aspettare troppo tempo, la... Un secondo soltanto... Ve la farei vedere se potessi. Io rifiato, voi se datemi una dritta per dove andare, se mi apre questa immagine, perché è un questo è un JPEG, quindi dovrebbe eccola, ve la faccio vedere, ve la rimpicciolisco un po' perché a poco la vediate tutta. È un documento meraviglioso, lunghissimo, sono quasi 7 metri di pergamena che era stata poi a un certo punto tagliata, adesso è ricomposta in fogli, e che vi fa vedere l'intera immagine del mondo antico così come lo conoscevano i romani, lo immaginavano i romani, e mi potreste dire, ma questa è una striscia, infatti è una striscia, perché l'importante, come vi dicevo, non era l'immagine, era che tutte quelle informazioni lì dentro, e che vedremo poi in dettaglio, fossero tutte perfettamente leggibili ed esatte, corrispondessero a una realtà. Eccola la striscia che cresce o che decresce. Allora, torniamo al nostro discorso. Si tratta quindi di un nome che dice cose veramente molto differenti da quello che ci possiamo immaginare, e soprattutto che dice supporti totalmente differenti. Ho parlato, vi ho fatto vedere in parte ceramica, bronzo, marmo, pietra, decorazioni architettoniche. Pensate che certe immagini del mondo, per quanto a noi possa sembrare sale, erano poi in realtà anche il fatto che si potesse, in una importante città dell'impero romano, a Ierapolis di Frigia, ad Afrodisia, questi grandi centri dell'Asia Minore romana, si poteva andare nel foro, nei monumenti che erano stati dedicati da mecenati locali agli imperatori, ma che poi erano, diciamo, edifici di servizio, porticati, biblioteche, scuole, eccetera. E la decorazione di questi portici dove i ragazzi studiavano, si allenavano, dove si facevano conversazioni e commerci, erano immagini dei simboli delle diverse nazioni che componevano l'impero. È una geografia fantastica fatta di figure simboliche, di allegorie,
nazioni conquistate da Roma in forma di donna vinta e sottoposta all'abbraccio violento del romano. Ecco, questa poteva essere un'immagine del mondo che si apprezzava e si viveva nel secondo secolo d.C. in una di queste città che vi sto dicendo. Ancora, legno, se andava bene, lì siamo sul leggero, o pergamene, come vedremo, ma montate sul legno, montate su supporti che formavano dei grandi quadri, quindi non avevano una funzione pratica, stavano al muro, no? Stavano a decorare le stanze di rappresentanza. Addirittura mosaici, quindi ancora più statico e più monumentale di quanto non possa essere addirittura qualcosa di marmo, di pietra, che per quanto pesante si può spostare, non una funzione pratica. E in effetti, quando noi parliamo di carte geografiche, soprattutto nel mondo antico, è importante, diventa utile, tenere presente una distinzione che è stata fatta molto tempo fa, poi diciamo stabilizzata in una pubblicazione di Georg Kirsch nel 1980, pubblicato a Parigi, un volume che si intitolava La carte Image de civilisation. E in questo libro spiegava come in effetti esistano due tipi di carta, due tipi di mappa. Una è quella funzionale, la carta strumento, che ti serve per andare in un posto, che ti serve per ritrovare qualcosa sempre presente. E poi c'è la carte image, che è qualcosa che può essere assolutamente svincolato dalla funzione, ma è sempre una fedelissima rappresentazione di chi l'ha prodotta e di chi la utilizzerà. In fondo, se ci pensate bene, anche il nostro Google Map, no? Anche le nostre immagini enormi di enorme risoluzione dei grandi continenti che possiamo con un click recuperarci, non lo farò per pietà dello streaming con la connessione. Non sono tanto l'immagine dell'Asia Pony, se io dovessi cercare l'Asia tutta intera, o l'immagine dell'Europa o del continente, sono la realtà che da uno a uno passa a scala X. Sono l'immagine della nostra fede incrollabile nella potenza della scienza, del nostro linguaggio digitale, sono la nostra idea di avere nel nostro dito, neanche il pugno, il mondo e l'universo intero e tutto quello che ci si può mettere. Sono l'immagine della nostra cultura digitale, così come, per esempio, e lo vedremo, l'immagine delle carte rotonde bracciate da Cristo nel Medioevo, erano quel tipo di cultura, così come la carta di Anassimandro, di cui vi ho parlato prima, era un'affermazione che l'uomo e la sua razionalità potevano vedere l'invisibile, qualcosa che nessuno mai avrebbe potuto verificare, ma non importava verificare, perché la ragione ci arrivava. E la ragione andava dritta come una freccia al suo modello. Ecco, vediamo un po' di carte di funzione e poi passiamo alla carta image per un po', perché in realtà noi ne abbiamo carte strumento del mondo antico, ma contrariamente a quello che si potrebbe pensare, non sono le prime e non sono le più frequenti. Perché vi dirò, guardate un po', vi faccio scorrere, questa è una potrebbe essere una mappa stellare, viene dalla Danimarca. E dovrebbe essere un graffito su roccia che è stato fatto
intorno al sesto millennio avanti Cristo. In realtà ce ne sono diverse, sono state riconosciute da alcuni studiosi e fanno parte del piccolo repertorio di presunte carte preistoriche che noi abbiamo e che sono raccolte nel capitolo sulla storia della cartografia, di History of Cartography, che è un monumento di quello che vi può interessare sul genere. E queste, ve le presento, questi sono i disegni in sostanza che compaiono sulla roccia, e queste sono le costellazioni che teoricamente potrebbero riprodurre. La funzione pratica di questo genere di rappresentazioni a me, diciamo, sfugge, non so se qualcuno possa sostenere, alcuni hanno pensato che potesse essere un punto di riferimento anche diciamo, cronografico o per i passaggi di bestiame, eccetera. Io non lo riesco a cogliere, quindi vedo piuttosto appunto una rappresentazione di quel rapporto con il cosmo, con l'universo nel suo insieme, che poi prenderà forma nelle successive rappresentazioni del mondo. Le altre rappresentazioni pratiche sono per esempio questa, che è forse la più bella e più antica delle carte topografiche di una città. Questa è la rappresentazione su argilla. Scusatemi, non pensavo che ci fosse campo. Ecco. È una rappresentazione che dovrebbe essere databile intorno al 1500 avanti Cristo ed è una pianta della città di Nippur. I Sumeri, fra l'altro, hanno una grande tradizione nella creazione, Sumeri e il mondo babilonese ovviamente, nella cartografia. E questo si spiega perché sono intanto delle civiltà di tipo cittadino, molto legate a una struttura sociale, diciamo, gerarchica, e a un ruolo redistributivo delle élite. Quindi diventava importante sapere che cosa stava dove, a chi fosse andato. Cioè, troviamo degli archivi che ci dicono queste cose, sono archivi scritti su tavolette d'argilla, e alcune di queste tavolette d'argilla potevano avere anche delle rappresentazioni molto fedeli, perché considerate che gli archeologi americani, che negli anni 30-40 hanno scavato la città, hanno poi, diciamo, fatto questo percorso con la carta alla mano e hanno riscontrato che non soltanto, diciamo, la struttura era fedele, ma era utilizzata una simbologia molto fine, perché sono rappresentate i canali come spazi più ampi fra due linee, le delimitazioni di edifici hanno una profondità di incisione, queste sono state incise a crudo nell'argilla e poi seccate, in una profondità di incisione. Ci sono invece delle altre indicazioni che sono state fatte con un tratto un po' meno profondo. Il muro doppio indica lo spessore di un edificio, le mura della città sono indicate anche le porte, e ci sono delle piccole leggende che sono queste indicazioni qui, che dicono che tipo di edificio, di struttura si trattasse. Questo qui è un'immagine del tempio di Enlil, e in realtà questo tipo di registrazioni servivano non soltanto a aver presenti i luoghi, ma abbiamo per esempio delle statue di bronzo di alti dignitari come il principe Gudea, che è un documento anche più antico, che sulle ginocchia
ginocchia, è una statua assisa, e sulle ginocchia c'è la pianta di un grande santuario con le diverse destinazioni degli ambienti, eccetera. Questo è chiaramente un tipo di rappresentazione dei luoghi, di topografia funzionale. Nel mondo egizio, per esempio, è famosissima, esposta al Museo Egizio di Torino, una carta delle miniere d'oro che è veramente funzionale, perché ha anche lì guidato gli studiosi a ritrovare questi percorsi, e che è fatta per servire a progetto funzione, diciamo. È un disegno che mostra un percorso, che mostra l'arrivo, il punto di partenza, le indicazioni interessanti che ci sono. Ma se torniamo ai documenti più antichi, certamente non ha una funzione nel senso pratico questo è un disegno murale, una pittura murale che risale al 1400 a.C., è stata ritrovata in Turchia, nell'area di un antichissimo insediamento, diciamo una città, l'attuale Çatalhöyük, che raffigura, che stava fra l'altro in un'area dominata da un imponente vulcano, e a quanto pare, almeno così hanno voluto ritenere gli studiosi che hanno trovato questa pittura murale fra le altre tipiche presentazioni di questo tipo di cultura, quindi il bestiame, la caccia. A un certo punto una grande figura rossa che domina queste che sono circa 80 case rappresentate in pianta, cioè lo spazio bianco è il cortile interno, le finestre, cioè c'è un tentativo di dare anche una volumetria particolare, che in effetti corrisponde, adesso non vi ho messo la fotografia dell'insediamento, ma si tratta di un insediamento di edifici fatti cubo di mattoni crudi con questa struttura al proprio interno. E il grande elemento dominante sarebbe questo vulcano al momento di una sua eventuale eruzione. Anche qui altro elemento di cartografia preistorica, questo viene dall'Italia, è sul fatto che sia una mappa della fine del Neolitico, della prima età del rame, ci sono delle forti discussioni. Emanuela Nati, che è l'archeologo che le ha studiate, le ha trovate nella Val Camonica, questa che si chiama la mappa di Bendolina, e altre che sono state trovate in questa zona, ma anche nelle valli fra l'Italia e la Francia, dove ci sono anche altri tipi di pitture rupestri, queste pitture rupestri, queste sono incisioni rupestri, sono petroglifi, ritiene che ci sia una rappresentazione anche molto dettagliata di un insediamento che sta sui due lati di un fiume, che viene rappresentato qui, con non soltanto lo spazio occupato dalle case, ma addirittura, secondo lui, lo spazio occupato dai terreni messi a coltura, con i diversi segni che indicano diversi tipi di colture, arboree o invece diciamo più stagionali. Onestamente io non mi pronunzio, perché
Vorrei dire che questo che potrebbe sembrare un tipo di rappresentazione funzionale, io voglio vedere, in realtà non lo è affatto, nel senso che l'immagine di un'unità e di una ripartizione della terra presuppone A, che ci sia un'organizzazione della comunità, quindi una politica, B, che la ripartizione della terra abbia una sua funzione all'interno di questo, quindi anche una struttura economica e un asse, per esempio, ereditario, cioè farebbe di questo un catasto che nel 3000 avanti Cristo, onestamente, mi trovo un po' in difficoltà a credere. Tuttavia, registriamo il fatto che questi documenti esistono, sono stati ritrovati, la nostra difficoltà di interpretarli non toglie niente al fatto che dal punto di vista della rappresentazione potrebbero essere un tentativo di riportare in maniera permanente uno stato dei luoghi e una codificazione di un elemento di comunicazione, per esempio la rappresentazione in termini diversi di campi coltivati in maniera differente. Ancora, una rappresentazione, questa parlo di casa mia, la buona messinese vi ho portato una moneta incusa del fine del VI secolo, inizi del V secolo, che viene dalla polis greca di Zancle, che è l'attuale Messina, e che vi fa vedere come la rappresentazione, la moneta era un simbolo assoluto della città e la città nella moneta si rispecchiava con tutta quanta la propria essenza, per questo c'era la divinità Poliade, cioè la divinità della città impressa sulla moneta. E in alcune un simbolo, prima di arrivare a questo livello, anche un simbolo che potesse indicare la potenza, il potere della città. Per esempio, sono molto famose le monete incuse, un tipo di tecnica di monetazione della città di Sibari che rappresentava la sua potenza, ricchezza in termini di bestiame con la rappresentazione di un toro che guarda all'indietro, quindi era un segno riconoscibile sempre che si trattava di quella città. In più c'era l'iscrizione che voi vedete qui, Dankl, che significa sangue, appunto. Il nostro dato di interesse è però che al di là dell'iscrizione la riconoscibilità è data da questo, vedete, questo profilo perlinato della moneta, che non è un errore nell'impressione, perché il cerchio non si chiude, non si chiude, lo vediamo perché c'è il delfino che rappresenta non un delfino reale, ma il mare, l'elemento marino, che si intromette fra due linee che sono linee di costa prospicienti e sono esattamente la falce del porto di Messina che vedete qui, in cui c'è questo elemento che è l'attuale Forte San Salvatore che si affaccia al resto della città formando un'inconfondibile e pressoché unica baia nel quadro mediterraneo. La riconoscibilità di questo elemento come un elemento di rappresentazione topografica può quindi essere considerata pressoché certa. È interessante pensare che in qualche modo lo fosse anche, diciamo, come codice topografico di riconoscimento di quella comunità. Mi mandava un messaggio che altri capivano perché questa era la sua funzione, se no non ce l'avrebbero messo. E la città si rappresentava con quel luogo, ma sapeva che in qualche modo si faceva riconoscere con quel luogo. Era una città che era nata come covo di pirati ed era cresciuta come città che del mare, sul mare viveva, quindi poteva essere un elemento anche importante nella comunicazione del sé. Una carta utile funzionale da questo punto di vista potrebbe essere questa famosa mappa di Soleto di cui vi ho parlato prima. Perché? Perché questa che vi dicevo è stata graffita su un coccio, il piede di una forma aperta di medie dimensioni. Non più grande,
di tanto, l'ho avuta nelle mie mani, ho anche rischiato di farla cadere attirandomi l'odio dei miei colleghi. È stata trovata a Soleto, è stata trovata in un contesto archeologico, a quanto assicura lo scavatore, che è l'archeologo franco-belga Thierry Van Compernol. Quindi è assolutamente antica e assolutamente originale a quello che dobbiamo credere dalla testimonianza archeologica. E però in un concetto così noi non troviamo una carta del mondo, che è quello che in quell'orizzonte cronologico che vi avevo detto si potrebbe trovare. Troviamo un profilo che è marittimo, perché vediamo questo linee spezzate che indicherebbero il mare, un'indicazione direzionale che è questa scritta qui, che corre sul profilo sinistro della, diciamo, ve lo racconto per come lo vedete, della carta, che è perfettamente impaginata, perché l'impaginatura è data dal fatto che c'è una scritta particolare che è questa, Hydr, che sarebbe l'abbreviazione di Idruntum, cioè Iotranto, che è diversa da tutte le altre, che è il punto di partenza da cui hanno cominciato a scrivere tutto il resto. È scritto con una scrittura diversa dalle altre, fra l'altro. È una scrittura perfetta da un certo punto di vista, perfettamente greca, e potrebbe essere stata anche il punto di partenza in cui uno scrivente grecofono ha detto: beh, questo è il punto, scrivi tutti gli altri tu, a un messapico che con un'altra scrittura, con un altro alfabeto, che è quello messapico, come vediamo dai segni caratteristici, come questo, Ozan, eccetera, ha scritto indicando con un puntino il sito e con la scritta il nome di centri che stanno tutti quanti nella zona del capo, alcuni noti, altri un po' meno, in generale possiamo indicare Lik, che dovrebbe essere Leuk, sì, questo dovrebbe essere vabbè, Roca tagliato in alto, Grazza, Nar, che dovrebbe essere Neretum, Stiu, Bal, Baletum e vari altri. E l'indicazione direzionale, che vi dicevo prima, è la scritta Taras, che è questa che corre sul margine sinistro, e che indicherebbe una direzione, cioè per mare, costeggiando sull'altro versante, si va a Taranto. Ora, il problema è che questo coccettino così presenta tanti e tali problemi, perché intanto consentirebbe di vedere una parte di un territorio che dovrebbe in qualche modo essere collegata a un'immagine più ampia, in cui stanno quei luoghi che si indicano e non si vedono, e quindi questo presupporrebbe la conoscenza da parte di chi scrive, tutti e i due almeno che hanno scritto, di una carta del mondo iapigio, che non è soltanto la carta del capo. Poi c'è una capacità di astrazione nel punto dell'insediamento, che per noi è banale, perché per noi un centro abitato si mette con un punto, ma non sarà così nel mondo antico ancora per moltissimi secoli. E quindi questa è una novità assoluta. Poi ci sono tutta una serie di elementi che adesso non vi sto a dire, perché sono di ordine numismatico, epigrafico, eccetera, che rendono molto sospetto questo documento. Diciamo tanto sospetto questo documento che poi ecco, ci abbiamo giocato un po' su al Dipartimento di Beni Culturali e gli abbiamo aggiunto
una serie di elementi, diciamo l'attacco che arriva fino a Brindisi, dove si trova l'aerostazione. O qualcuno dei miei amici ha voluto festeggiare il mio compleanno mettendoci un pezzo che non attacca, perché c'è la parte della Sicilia occidentale in cui c'è Palermo, e mi ha fatto gli auguri di compleanno qualche giorno fa quando l'ho fatto. Quindi, diciamo che ci abbiamo scherzato un po' sull'autenticità di questa carta funzione che il mondo antico ci avrebbe restituito. Ma anche in questo caso vi dico i pro, vi dico i contro. Non possiamo scartare qualcosa soltanto perché non abbiamo gli elementi, e questo è il problema. Non abbiamo gli elementi per dire che è vera. Cioè, sembra troppo innovativa per essere vera e in un contesto troppo limitato per essere così innovativa. Però, siccome la gran parte delle cose che abbiamo al mondo antico è quello che ci resta da un naufragio enorme, never say never again. Allora, mi fermo un attimo, che dite? Che intanto. No, mi fermo, allora vi dico perché mi fermo. Perché subito dopo invece vi vorrei fare vedere qualcosa che non riguarda la carta funzione, ma queste immagini monumentali del mondo che non erano fatte con cose cartografiche. Quindi scarto di argomento che un piccolo stop. Ma intanto ci sono cose che mi volete chiedere, cose che vi hanno incuriosito? Ora, a parte, se volete un altro pezzo della Sala di Soleto, così la chiamiamo fra di noi, ve lo possiamo fare anche avere. Insomma, su ordinazione il laboratorio della documentazione epigrafica e numismatica del mondo antico fa anche carte di Soleto.